lombetto di coniglio scaloppato, suletto di frigitelli padellati al pomodoro e cipolla pastellata, sella di coniglio disossata, rosmarino, frigitelli Orogel, vino bianco secco, cipolla pastellata Orogel, concassè di pomodoro, lardo. Iniziamo la nostra preparazione con la cottura dei lombetti di coniglio. Prendiamo i lombetti di coniglio, aggiungiamo un goccio d'olio extravergine e facciamo scaldare bene. A questo punto uniamo i due lombetti di coniglio e il rametto di rosmarino. Facciamo rosolare molto bene la carne in modo che i succhi rimangano all'interno per trattenere morbidezza e gusto quando andremo poi a mangiare il nostro piatto. Giriamo la carne e aggiungiamo sale e pepe. Lasciamo rosolare molto bene, avendo cura di far aderire al tegame tutti i lati della carne. A rosolatura avvenuta, bagniamo con un goccio di vino bianco, rimettiamo sul fornello e lasciamo evaporare molto bene la parte alcolica. Nel frattempo prendiamo le nostre fettine di lardo che andremo a sovrapporre leggermente, posizioniamo i nostri lombetti di coniglio sulle fettine di lardo e avvolgiamo bene. Posizioniamo i lombetti avvolti nel lardo sulla nostra teglia, aggiungiamo il rametto di rosmarino usato in cottura e la salsa e posizioniamo la teglia in forno. Mentre i nostri lombetti di coniglio arrivano a cottura, in un'altra padella andiamo a saltare i nostri friggitelli. Aggiungiamo olio extravergine, la concassia di pomodoro e i nostri friggitelli. Sale e un pizzico di pepe. Prendiamo anche la nostra cipolla pastellata, mettiamo in frittura. Lasciamo asciugare molto bene la cipolla sulla carta e andiamo ad estrarre il nostro coniglio dal forno. Prepariamo il piatto di servizio, posizioniamo i nostri friggitelli, scaloppiamo i nostri lombetti di coniglio e andiamo ad adagiarlo i friggitelli e completiamo con la cipolla pastellata Orogel e il nostro piatto è pronto.